con Salvatore Rubino di Uguaglianza per la Sicilia. Naturalmente ci troviamo al giro di boa di questa amministrazione, ha raggiunto il terzo anno, quindi l'ha ampiamente superato. Avete fatto voi diverse valutazioni politiche e anche da un punto di vista oggettivo di come si trova la città. Ecco, qual è il giudizio da parte di Salvatore Rubino? Allora, intanto grazie direttore per l'invito questa mattina a poter, noi come Uguaglianza per la Sicilia, a poter portare avanti il nostro parere su questo, sulla città. Allora, entro subito in merito alla questione Marsala. Preciso che Uguaglianza per la Sicilia è all'opposizione di questa amministrazione. Noi saremo l'alternativa a questa amministrazione. Infatti invito tutti i partiti, i movimenti civici e le liste civiche e quant'altro a poter iniziare un tavolo per incominciare a individuare un programma e un candidato sindaco alternativo a Massimo Grillo. Per noi è stata un'amministrazione deludente. A 3 anni dall'elezione di questa amministrazione, do sotto la sufficienza, non do un voto che può essere sufficiente per questa città. Potrei elencare tantissime problematiche della città. Inizio. Sintetizziamo in alcune. Sì, posso iniziare, guarda. Spiaggetta San Teodoro, dal 2018 noi abbiamo lì l'ex Lido Tre Torre, che ci sono alcune capanne in abbandono totale, dove ci sono piene di topi, immondizie e quant'altro, e lì è il fiore all'occhiello della città, perché periodo estivo vengono migliaia e migliaia di turisti, direi di tutta la Sicilia e anche fuori dalla Sicilia, e provano vergogna a vedere lo scempio che c'è in quella zona. Non è curata, è il fiore all'occhiello della città, perché lì siamo sulla laguna e sullo stagnone. Ancora si tengono queste capanne lì a portare questa immagine deludente della nostra città. Quindi colpa dell'amministrazione che non si è fatto una rimozione forzata e togliere quelle, direi, non trovo la parola adatta come definirle. Comunque, immagino a chi ci vede, a chi ci ascolta, di valutare, e sicuramente sono andate diverse volte in quella spiaggia e sanno lo schifo, scusate l'espressione, di quella spiaggia. Quindi colpa di questa amministrazione non si toglie. Poi potrei parlare del porto. Porto abbandonato, il porto è chiuso. Non c'è l'amministrazione che ha fatto nulla per ripristinare il discorso del porto. Si parla da 30 anni del porto e non si è mai fatto niente. Potrei parlare lo scorrimento veloce dalla bretella, abbiamo perso il finanziamento, il sindaco, non so, adesso è brava a recuperare i finanziamenti per la città, ma si perdono i finanziamenti. Io spero che si possa recuperare e invito la politica tutta provinciale a poter riprendere questo finanziamento per lo scorrimento veloce. Ma potrei elencare il cimitero di Cutusio in abbandono. Nessuna cosa si sta facendo per Cutusio, per questa struttura meravigliosa che potrebbe essere ripristinata e creare un nuovo cimitero per la città. E invece per quanto riguarda il rilancio che ha sottolineato il sindaco sulla base di una conferenza Facebook che ha tenuto con la cittadinanza, parla di ingenti somme che devono arrivare a Marsala per cambiare il volto della stessa. Come la vede Salvatore Rubino? Propaganda o fatti concreti? Allora, io vedo in questo momento propaganda. Tu ti invito a leggere i commenti dei cittadini su questa diretta Facebook e ti farai un parere, caro direttore. Quindi io credo che in questo momento lui sta facendo propaganda, anche perché noi non dobbiamo dimenticare un discorso importante. Marsala è abbandonata, non si sono creati un evento turistico per la città. Io, se tu ti fai un giro nel periodo agosto-luglio in provincia Mazara, Trapani, sono pieni di turisti, Marsala è deserta. Marsala non c'è un volano economico che può ripristinare. Mi vuoi dire cosa sta facendo questa amministrazione? Io invito soprattutto l'opposizione e il Consiglio Comunale a incominciare a pensare un'eventuale sfiducia per questo sindaco, perché è impossibile continuare con questo andazzo di fatto. Cioè, andiamo dove? A sbattere. Mi fa piacere che si sono aumentati lo stipendio, la politica si sta, a livello regionale si sono aumentate L'hanno messo tutto. in linea al caro vita. Al caro vita, ma e i cittadini? E disoccupate, e le persone deboli, disagiate. Ecco, per concludere la nostra intervista, qual è il messaggio che Uguaglianza per la Sicilia vuole lanciare? Qual è la strategia politica che vuole adottare per stare dalla parte dei cittadini?
Allora, io guarda, come movimento e come noi scenderemo nelle prossime settimane in piazza a incominciare a confrontarci con i cittadini e poter così capire veramente i bisogni della città e poi fare una sintesi per portare avanti queste istanze proprio successivamente dentro i palazzi della politica. Però dobbiamo essere strategicamente a disposizione della gente, non bisogna essere solo a chiacchiere e poi quando si raggiunge il potere e si è dentro i palazzi non si pensa più ai cittadini, ai bisogni dei cittadini, della povera gente, debolezza. Guarda, io ti voglio dire una cosa, l'altro giorno riflettevo sul concetto di uguaglianza per la Sicilia. Uguaglianza per la Sicilia si basa su un progetto ben preciso, non può esistere un'uguaglianza fino a quando non c'è una giustizia giusta e uguale per tutte, non può esistere una sanità se non sia uguale per tutte e non può esistere un diritto negato l'occupazione per il lavoratore, noi e per i disoccupati. Noi stiamo come movimento politico pensando proprio a questi tre fattori che sono importanti, importantissimi.